Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Nemmeno più la sirenetta può dormire sonni tranquilli. Leggo infatti su Il Giornale, ma anche su Il Foglio, ma la notizia si trova anche su altre fonti, che il politicamente corretto e la cancel culture stanno dando la caccia anche alla sirenetta, quel noto cartone che tanto piace ai bambini, che racconta la storia di questa sirenetta che si invaghisce di un umano e con vari espedienti e con varie peripezie riesce a farsi mutare anch'ella in essere umano per conquistare il principe, anzi non è un principe, è un essere umano. Ecco, cos'è successo? È successo che i censori del politicamente corretto e del pensiero unico, che per definizione non è un pensiero, perché il pensiero non può essere unico per definizione, implica un dialogo fra pensieri diversi, in ogni caso i censori del politicamente corretto hanno rilevato che in un passaggio, quando c'è la canzone in cui il principe sta per baciare la sirenetta, sembra che lei venga forzata e quindi non c'è il consenso della sirenetta, e allora bisogna subito correggere, perché la cancel culture si basa su questo dispositivo: dove c'è qualcosa di non conforme ai suoi parametri, lì bisogna intervenire cancellando e riscrivendo in coerenza con i parametri del politicamente corretto. Quindi non solo le statue e i libri di storia, ma anche i cartoni per i bambini non sfuggono a questo processo di revisione e di imperialismo del presente, delle sensibilità politicamente corrette. Quindi la sirenetta pure verrà, o già è in parte, riscritta secondo le sensibilità oggi alla page. Il paradosso è che ogni epoca poi dovrà riscrivere non solo i cartoni, ma anche i libri di storia, cancellando ciò che non piace a seconda delle sensibilità del momento. Voi capite che si tratta di un processo fumettistico, letteralmente da cartone animato.